Buongiorno, buongiorno a tutti gli appassionati di ginnastica e benvenuti presso il nuovo Polo Tecnico Federale di Ginnastica Aerobica di Pomigliano d'Arco. In scena oggi il campionato italiano di Serie A. Buongiorno da parte di Giorgia Baldinacci, al mio fianco per il competente commento tecnico la direttrice tecnica nazionale della sezione di aerobica Luisa Righetti. Ciao Giorgia e ciao a tutti i telespettatori che sono appassionati di ginnastica aerobica. Assolutamente, andremo veramente a vedere il meglio del meglio in questo campionato italiano di Serie A con l'organizzazione che ci teniamo a ringraziare della società Fitness Tribe, la direzione di gara affidata a Graziano e Serena Piccolo. Veramente un grande spettacolo quello che ci aspetta Luisa, perché dicevo, vedremo in scena le migliori società, i migliori club di Serie A per quanto riguarda l'aerobica, un movimento che continua a crescere, che continua ad avere poi sempre più seguito nel mondo della ginnastica e non soltanto. Sì Giorgia, mi preme spiegare un pochino il format di questa gara, perché a differenza delle gare che si svolgono nella prima parte dell'anno, che sono tutte gare a partecipazione individuale con una classifica per specialità, le nostre specialità sono individuale maschile, individuale femminile, coppia, trio e gruppo, e durante l'anno appunto vengono fatti i campionati italiani sulla base di selezioni che sono prima regionali, poi per zone tecniche, e quindi alla fine c'è il campionato italiano assoluto che decreta i migliori atleti per specialità. Mentre invece nella seconda parte dell'anno ci saranno e ci sono questi campionati a squadra. Adesso ci fermiamo un attimo perché c'è la prima atleta. Chiara Maria Salerno del Club Ginnastico Benevento a inaugurare appunto questo campionato italiano di Serie A, che vede coinvolte 10 società in gara quest'oggi, in particolare appunto il Club Ginnastico di Salerno, l'Aerobica Evolution, l'Aerobica Fusion, la Ginnastica Agora, la Ginnastica Valencia, l'Artistica Porto Sant'Elpidio, California Center Club, l'SD Chige, il Polisportiva Comunale Ghisalbese e lo Sport Insieme. Sì, il Club Ginnastico di Benevento, di cui vediamo appunto la prima ginnasta in gara. Approfitto appunto per continuare a spiegare questa formula di gara. Dicevo che nella seconda parte dell'anno, quindi in autunno, abbiamo una prima gara che è la Coppa Campioni. Anche questa di gara è una gara che dà classifiche individuali per specialità, però con una caratteristica, che le società che poi parteciperanno ai campionati di squadra allieve, al campionato di Serie B e al campionato di Serie A hanno in questa gara, che si svolge normalmente ad ottobre, la Coppa Campioni, la possibilità di presentare esercizi diversi, e quindi con i 3 punteggi migliori di specialità diverse acquisiscono un punteggio che diviso 2 dà il bonus di partecipazione alla gara successiva, che è questa. Intanto ieri si è svolto, come accennavi anche tu, il campionato nazionale a squadre allievi. Primo posto per l'aerobica Entella, la prima squadra dell'aerobica Entella, e sul secondo gradino del podio invece la ginnastica Agora, terzo gradino del podio per lo Sport Insieme. Vado a leggere poi anche il resto della classifica delle 9 squadre che hanno partecipato al campionato allievi: California Center Club, Ginnastica Valencia, proprio la Fitness Tribe organizzatrice dell'evento, Gilness, Fit Together, aerobica Entella con la seconda, con la seconda squadra. Vediamo adesso subito invece la seconda società in pedana per quanto riguarda, torniamo al campionato di Serie A, il trio della California Center Club composto da Chiocchia, Mancino e Lotz. Continuando a spiegare un po' la formula di questa gara, quindi si capisce bene che facendo una sorta di prima tappa praticamente alla Coppa Campioni, tutte le società si presentano a questo evento con un tesoretto in punteggio che è importante. L'altra cosa da capire nella formula della gara è che ciascuna società può portare esercizi sia della fascia di età senior che della fascia junior B, che è quella 15-17, e della fascia junior A, che è quella 12-14. In sostanza ogni società cerca di portare gli esercizi migliori eseguiti dagli atleti migliori che ha in società. Questo naturalmente mette a confronto sia esercizi svolti da giovani atleti con esercizi svolti da atleti molto più grandi, quindi magari più strutturati, più esperti, ma soprattutto che hanno la possibilità di scegliere esercizi con elementi di difficoltà del codice dei punteggi di valore più alto, perché
e gli esercizi fatti da Junior A o da Junior B o da Senior hanno una possibilità di scelta sul codice dei punteggi diversa, naturalmente a vantaggio degli atleti più grandi. Il trio che abbiamo visto adesso in pedana, il trio del California Center Club, ad esempio, era Junior A, quindi parliamo di una fascia d'età tra i 12 e i 14 anni, quindi più, i più piccolini di infatti, fatto. Infatti, sia l'atleta precedente, Chiara Maria Salerno, che queste tre giovani atlete sono della fascia 12-14, quindi è evidente che pur brave atlete hanno difficoltà nel confronto con atleti più grandi. L'individuale femminile di Nicole Alighieri dell'artistica Porto Sant'Elpidio, il terzo esercizio che andiamo a vedere per questo campionato italiano di ginnastica aerobica. Questa è un'atleta anch'essa molto giovane della fascia Junior B, ma primo anno Junior B, è un'atleta molto interessante e che si affaccia da poco nel panorama nazionale italiano, ma è già un'atleta che esprime diverse qualità nel nostro sport, quindi seguiamola con interesse. Come puoi vedere, si alternano elementi acrobatici con elementi di difficoltà nell'esercizio, perché già da un paio di cicli olimpici sono stati introdotti elementi acrobatici provenienti dalle altre discipline olimpiche che non danno un vantaggio in termini di punteggio delle difficoltà, se non quando sono abbinati agli elementi di difficoltà che danno un abbuono, ma sono un vantaggio artistico, e quindi è possibile creare delle transizioni e dei collegamenti tra i movimenti utilizzando anche questi elementi acrobatici. Deve essere molto interessante per una direttrice tecnica nazionale, insomma, guardare con attenzione il campionato italiano di Serie A. Dicevi, ad esempio, Nicola Alighieri è insomma un prospetto molto interessante. Io mi immagino tu lì a guardare per bene e cercare i nuovi talenti del futuro. Esattamente. E continuando a spiegare, vai pure a presentare questa atleta, se no la presento io. Alice Pettinari, polisportiva ghisalbese, anche qui individuale femminile, anche lei Junior B, quindi fascia d'età tra i 15 e i 17 anni. E anche lei ha la stessa età di Nicola Alighieri, ma è già in forza alla nazionale juniores, e ti dirò di più, è una delle componenti del gruppo A5 che al campionato europeo che si è svolto quest'anno ha conquistato la medaglia d'argento in gruppo. Quindi direi una atleta molto interessante. Vedi l'alternanza di elementi acrobatici leggermente modificati rispetto alla tecnica classica e canonica di provenienza delle altre discipline, ma che sono così modificati proprio per creare maggiore originalità e creatività all'interno delle transizioni dell'esercizio. Come puoi notare, ci sono degli elementi di difficoltà che si ripetono in tutti gli esercizi. Questo perché nel programma appunto junior, sia Junior A che Junior B, ci sono gli elementi obbligatori, cosa che invece non ritrovi nelle specialità senior. E quindi alcuni elementi vengono ripetuti in alcuni esercizi proprio perché sono obbligatori, è necessario doverli inserire per forza nell'esercizio. Perché nonostante ci sia la commistione tra senior e junior A e junior B, ognuno però poi mantiene il proprio codice. Esatto, è quello che ti dicevo, diciamo che è l'unica gara in cui si mettono a confronto esercizi anche di fasce di età diversa, e ogni società porta il proprio. Guarda, un bellissimo punteggio ha preso Alice Pettinari, 20 e 100, è un buon punteggio per un individualista della fascia Junior B. L'individuale maschile adesso, Società Chige, Maurizio Lubrano Lavadera.
Sì, Maurizio è un atleta di talento molto interessante, ancora giovanissimo perché è della fascia junior A, però è in passaggio, quindi l'anno prossimo sarà uno junior B e quindi da tenere sotto osservazione con interesse. Continuando a parlare di questa formula di gara, il fatto che i senior abbiano un vantaggio ovviamente in punteggio perché il loro programma è molto più libero e è possibile inserire molto di più, cosa che non possono né gli junior A né gli junior B, e io credo che sia comunque importante lasciare questo tipo di formula, ovviamente con un codice ben preciso riservato a junior A, junior B e senior, perché ci consente di mantenere più a lungo possibile in attività gli atleti senior, cosa che contrasta decisamente l'abbandono precoce Certo. e quindi per la nostra disciplina, così come tutte le altre, è fondamentale che gli atleti restino nella categoria senior a lungo nel tempo, soprattutto quelli che ovviamente hanno uno sbocco nelle squadre nazionali, ma anche quelli che per puro piacere continuano a svolgere questa attività anche oltre una certa età. Fino a che età si pratica la ginnastica aerobica? Guarda, negli anni passati ci sono stati anche, ecco, vediamo il punteggio di Maurizio Lubrano, 18.900 per un ginnasta della fascia 12-14, anche questo è un buon punteggio, ha fatto un buon esercizio. Pronto un altro trio, quello dello Sport Insieme, Brenna, Patti, Milani. Ecco, in questo trio l'atleta Brenna Lisa, che è una delle tre ginnaste, è componente della squadra Sì. nazionale Juniores. Lei nel campionato europeo ha fatto l'esercizio di trio per l'appunto con altre due ginnaste di società diverse e ha fatto comunque una buona prestazione. Ha partecipato anche all'esercizio di aerodance, che è un'ulteriore Quarto specialità. posto nell'aerodanza, se non sbaglio. Esatto, e questa specialità è una specialità particolare perché non ha elementi di difficoltà e invece ha molto di coreografia e di elementi acrobatici ed è una specialità che viene svolta a livello internazionale nei campionati continentali e nei campionati del mondo, ma in Italia invece la teniamo in una situazione particolare. Dell'aerodance facciamo un trofeo regionale, perché essendo composta da 6 per gli junior e 8 per i senior atleti, è difficile che una società riesca a portare in gara un numero così alto di atleti che fanno lo stesso esercizio e quindi rimandiamo alla buona volontà dei direttori tecnici regionali quelli di organizzare e l'invito tuttora a organizzare dei bellissimi e numerosissimi esercizi in tutta Italia di aerodance perché è una specialità molto bella. Diciotto, cinque e 50 il punteggio del trio della Sport Insieme, mentre pronti a scendere in pedana, questa volta non un trio ma un gruppo, quello della ginnastica Valencia. Oh no, un trio, sbagliato, sbagliato. Un trio della ginnastica Valencia ed è il primo trio senior che ci troviamo a Esatto, commentare. e quindi vediamo il primo esercizio senior. Un'altra caratteristica degli esercizi senior, state vedendo un sollevamento, vedete quanto è articolato, quanto è durevole. Bene, i sollevamenti, le prese così che vengono fatte sia in coppia che in trio che in gruppo, nella categoria senior hanno un punteggio, mentre nelle categorie giovanili no, questo è un altro punto a favore degli esercizi che preparano i senior in questa disciplina. Altra cosa che è tipica degli esercizi senior è che non hanno esercizi individuali, non hanno elementi, cioè scusami, non hanno elementi obbligatori, era questo che volevo dire, e quindi non avendo elementi obbligatori non hanno quel punteggio imposto dagli Sì. elementi obbligatori, ma possono spaziare su tutto il codice dei punteggi e quindi scegliere ovviamente gli elementi di valore superiore qualora siano in grado di poterli eseguire. Qui vediamo tre atlete senior, ma che sono comunque molto giovani, non è molto che sono passate alla
categoria senior. Ilenia Barbagallo, le cito, Valentina Beraldo e Camilla Vitarelli. Vale la pena citare Ilenia Barbagallo perché è la campionessa italiana assoluta in carica. Quest'anno lei ha vinto il titolo assoluto e fa parte della nazionale senior con l'esercizio di aerodance. È stata anche componente della squadra nazionale junior quando era junior, ha partecipato anche alla categoria gruppo al campionato europeo di Ancona 2017, insomma una ginnasta da tenere anche lei sotto osservazione. 21-0-16 tanto il punteggio del trio della ginnastica Valencia, mentre vediamo entrare in pedana Paolo Conti per l'individuale maschile dell'Aerobic Evolution. Come hai visto 21 e 6 0-16, un punteggio che comincia a essere significativo rispetto anche ai punteggi, certo, che hai visto prima degli altri atleti, proprio perché era un trio senior e aveva anche il valore del sollevamento. Adesso vale la pena stare in silenzio e goderci Paolo Conti. Un esercizio che esprime tanta energia. Accidenti. Una sua interpretazione molto incisiva. Grande presenza sia dal punto di vista motorio che espressivo. Paolo è un componente storico della squadra nazionale, prima junior e adesso senior da diversi anni. Campione europeo gruppo nel 2015, vicecampione europeo e vicecampione del mondo gruppo nel 2016, quindi un atleta di tutto rispetto, uno dei pilastri della squadra senior. Ai campionati europei scorsi ha partecipato sia nel gruppo che nel trio che nell'aerodance. Ottima interpretazione. Grande carica, sì. Ottima interpretazione. Buona esecuzione, 21-4-50 e ottimo punteggio di conseguenza, che per un individuale che non ha il punteggio del sollevamento come nella coppia, nel trio del gruppo, è tanto, certo. Un altro che insomma dice tanto per la nostra nazionale di aerobica, Emanuele Caponera, sempre individuale maschile senior ginnastica Gorà. Sì, anche Emanuele come Paolo ha gli stessi risultati internazionali: vice campione del mondo 2016, campione europeo 2015 nella specialità gruppo. Anche lui insieme a Paolo ha fatto il trio al campionato europeo, insieme a Paolo ha fatto il gruppo, insieme a Paolo ha fatto l'aerodance. Inseparabili da Paolo Conti, sì. Anche lui sta facendo un esercizio ampiamente interpretato, con un'esecuzione molto buona. Questi ginnasti scelgono tracce musicali diverse, stili musicali diversi, ma riescono comunque con la loro esperienza a interpretarli correttamente anche nella loro diversità. Per tua esperienza, le scelgono i ginnasti o i loro tecnici? Quando sono più giovani li scelgono i loro tecnici, con l'avanzare dell'età sono assolutamente loro che decidono qual è la traccia musicale che meglio riescono a interpretare. Esatto, anche. Esatto, ed è il caso per esempio di questa atleta, come degli altri più grandi che abbiamo visto passare. Sorriso di Emanuele Caponera che abbiamo visto esibirsi nel suo individuale maschile in attesa del suo punteggio. Siamo entrati nel vivo, 21-4-50, se non sbaglio uguale a Paolo Conti. Uguale. Identico, siamo entrati nel vivo perché fra pochissimi istanti, eccoli qui, la coppia più bella del mondo, Davide Donati e Michela Castoldi dell'Aerobic Fusion. E siamo proprio uno dietro l'altro i pilastri della squadra nazionale senior, che ci mancava la nostra coppia che insieme ai due precedenti fa parte del gruppo anche. E che dire, due volte campioni del mondo, 2016 e 2018 in coppia.
E come non ricordare che quest'anno hanno partecipato anche ai giochi europei, le nostre Olimpiadi europee, diciamo così, vincendole. E quindi hanno acquisito anche questo importantissimo titolo. Questi due ginnasti si caratterizzano per un'esecuzione buonissima, quasi vicina alla perfezione, rispetto anche ad altre coppie del panorama internazionale. Sono estremamente eleganti, estremamente espressivi, coordinati, assolutamente sincroni nella maggior parte delle loro performance. Ma non a caso ce li invidia tutto il mondo, eh? Sì, sono assolutamente i nostri testimonial, non solo in Italia ma all'estero, di questa disciplina. Poi struggente questa interpretazione del Titanic da parte di Michela e Davide. Una musica fortemente voluta dai due atleti e una coreografia fortemente voluta, quindi quando tu mi chiedevi se poi le musiche o le interpretazioni le scelgono loro o gli allenatori, ti dico che più l'atleta è voluto e più ovviamente sceglie musica, si interfaccia costantemente per la costruzione coreografica, quando non addirittura si costruisce l'esercizio da solo. Esattamente. 22.500 il loro punteggio. Intanto vediamo in pedana Alessandro Aiello, l'individuale maschile del Club Ginnastico Benevento, categoria Junior B, quindi siamo nella fascia di età tra i 15 e i 17. Sì, questo è un ginnasta nuovo, credo che abbia cominciato a gareggiare in questa disciplina quest'anno, probabilmente nelle gare della prima parte dell'anno, e quindi è stato utilizzato giustamente dal Club Ginnastico Benevento anche per la gara a squadre. Quindi credo che abbia un background diverso da quello della ginnastica aerobica, ma è già, visto che è il suo primo anno, abbastanza dentro come abbastanza interpretazione, avanti. Sì, come interpretazione aerobica dei movimenti, perché sai, non è facile magari aver praticato un'altra disciplina, per quanto magari anche della ginnastica. Sì, quindi comunque magari simile nei simile, movimenti. O la danza, per esempio, certo. Anche non è facile nei primi momenti di partecipazione alle gare di ginnastica aerobica riuscire ad entrare subito nel meccanismo, perché questa disciplina come caratteristica ha soprattutto l'intensità. Se tu la vedi nel confronto con le altre, anche della nostra famiglia, diciamo, si caratterizza proprio per questa intensità, velocità esecutiva dei movimenti, e quindi pur avendo magari un'esperienza nelle altre discipline, poi è difficile calarla nei nostri regolamenti per la particolare difficoltà dell'intensità. Per il California Center Club, Greta Aquilone con la sua esibizione per quanto riguarda l'individuale femminile. Lei è una ginnasta senior. Sì, lei è una ginnasta senior, al primo anno però senior, e quindi insomma diamogli anche il tempo di assimilare un programma difficile, che è quello della categoria senior. È molto difficile, come anche in altre discipline della nostra famiglia della ginnastica, quindi nell'artistica, nella ritmica, il passaggio tra junior e senior. Quanto cambia? Allora, se hanno trovato difficoltà magari tanti ginnasti, se è un passaggio traumatico, tra virgolette. Allora, guarda, credo che il passaggio più traumatico sia in parte quello dalla categoria allievi a quella junior A, e poi tanto quello dallo junior A allo junior B. Con il nuovo codice dei punteggi che stiamo utilizzando in questo quadriennio, il passaggio tra junior B e senior è quello meno faticoso rispetto a quelli precedenti, perché sono stati introdotti talmente valori importanti di elementi di difficoltà e possibilità di mettere anche elementi acrobatici allo stesso modo del senior, che al di là dei quattro elementi obbligatori, che per lo junior B sono la squadra con due giri al massimo,
un elemento di flessibilità che è l'illusion, il salto carpiato e l'elicottero, che è quell'elemento tutto tipico della ginnastica aerobica, che ti farò vedere nelle prossime performance. A parte questi quattro, gli altri sono tutti elementi che non hanno nulla da invidiare agli elementi che mettono gli atleti senior, cioè nel programma degli elementi opzionali possono scegliere elementi di altissimo valore, e quindi poi nel passaggio alla categoria senior si trovano in un certo senso già pronti, avvantaggiati. Sì, già pronti. Il trio dell'artistica Porto Sant'Elpidio, quello composto da Alighieri, Cutini e Damen, Junior B come categoria per le ragazze che vediamo in pedana in questo momento. Sì, questa è una squadra marchigiana, l'artistica Porto Sant'Elpidio, e in questo trio non solo ritroviamo la ginnasta Alighieri che abbiamo visto nell'individuale, ma soprattutto ritroviamo Sara Cutini. Ecco, Sara Cutini è una ginnasta di indubbio valore in forza alla nazionale juniores, anche lei facente parte di quel gruppo che ti citavo insieme a Pettinari, sì, ma anche a Gaia Laurino, e a Ciurlanti Arianna, e che ha vinto la medaglia d'argento ai campionati europei di Baku, e quindi è anche un atleta che l'anno scorso ha partecipato ai giochi del Mediterraneo della Comegym, sì, vincendo un interessante bronzo nella categoria individuale, e quindi è una ginnasta che ora è in passaggio senior per il prossimo anno, e quindi riteniamo che sia un atleta da tenere veramente in considerazione. A proposito di Comegym, eravamo non troppo tempo fa proprio a Cagliari per l'edizione del 2019, anche in quel caso tante tante medaglie per la ginnastica aerobica, 18 e 800 il punteggio del trio dell'artistica Porto Sant'Elpidio intanto. Mentre in pedana, pronto ad entrare un altro trio, questa volta della polisportiva ghisalbese, quello composto da Crotti, Frigeni e Pettinari, che hai citato proprio pochissimo fa come ginnaste chiaramente di interesse nazionale, anzi già con medaglie al collo con la maglia azzurra. Sì, in questo trio c'è anche Frigeni, che ha partecipato con la squadra nazionale juniores all'esercizio di aerodance. Ho un'altra curiosità, Luisa. Dimmi pure. Ha importanza da punteggi l'occupazione dell'intera pedana? Sì, stai dicendo lo sfruttamento dell'area, sì, di gara. Certo che sì, da un punto di vista artistico c'è una voce specifica, è quella dello spazio, che considera proprio tutti gli aspetti di una coreografia riguardanti lo spazio, e quindi l'uso di tutta l'area, compresi gli angoli, la parte centrale, l'uso delle diverse direzioni, quindi antero-posteriore, laterale, diagonale e circolare, anche le stesse formazioni che nella specialità di coppia, trio e gruppo possono essere fatte da due, da tre o da cinque persone in maniera del tutto diversificata ovviamente, e tutto questo incide notevolmente nella valutazione dello spazio, ma come pure il posizionamento degli elementi di difficoltà nelle varie parti dell'area di gara, per cercare di non sovrausare un'area sempre la stessa con elementi di difficoltà, ma piuttosto invece distribuirli in maniera omogenea su tutta l'area di gara. Certo che sì. 19.150 il punteggio del trio della ghisalbese, mentre vediamo è il turno di Rosaria Orsini, l'individuale femminile della Chige, anche lei Junior B. Sì, e Junior B individuale femminile, anche lei da poco passata nella fascia di età Junior B. Ha una buona energia questa atleta. Ok,
anche una buona interpretazione. Anche la scelta delle tracce musicali che cui accennavo prima quando abbiamo visto i due ragazzi dell'individuale maschile sono importantissime. La scelta della musica per prima cosa, oltre che poi successivamente l'utilizzo della certo. musica, sono fondamentali perché avendo noi varie specialità e varie fasce di età, la scelta deve essere adeguata sia all'età dell'atleta ma anche ovviamente alla specialità. Una musica per un individuale femminile allievo, per esempio, allieva, sarà completamente diversa da una musica utilizzata per un gruppo senior, ovviamente. Quindi sia adeguato all'età che adeguata alla specialità. In questo caso adeguatissima, direi. Perfetta, hai ragione, che tra l'altro grandissima espressività di Rosario Orsini, 18.900 il suo punteggio nell'individuale femminile in quota alla Chige. Un gruppo, eccole qui, Mangia Casale, Pedana, Pedana Ferrario Tirino, Sport Insieme, gruppo che fa parte della categoria Junior A. Vediamo, pronti a iniziare. Forse è il primo gruppo che vediamo, giusto? Sì. Sì, è il primo gruppo che vediamo. Quindi specialità gruppo, 5 ginnasti. Nel gruppo come nel trio la caratteristica è che puoi utilizzare come vuoi il genere degli atleti, quindi o 3 maschi o 3 femmine o un misto. Questo vale sia per il gruppo che per il trio, mentre la coppia rigorosamente mista, uomo-donna. Questo almeno per Junior A, Junior B, Senior. Negli allievi invece è possibile anche avere la cosiddetta coppia conforme, o 2 maschi o 2 femmine, è un'ulteriore possibilità. Quindi specialità gruppo, decisamente quella che si presta maggiormente a costruire in maniera originale la coreografia, perché avendo più ginnasti c'è un'ampia possibilità di scelta nei sollevamenti, nelle prese, nelle collaborazioni, perché come vedi più atleti riescono ad avere delle figure ma anche delle formazioni sì. sull'area di gara, che diciamo sono è la specialità che più ricorda le squadre ad esempio della ginnastica ritmica. Assolutamente sì, e per questa ragione è anche la più spettacolare. Quando l'esercizio è ben costruito è decisamente piacevole, e questo era un buon esercizio. Certo, le atlete sono ancora molto giovani. Sì, sono molto piccoline. Si vede 17.400 per il gruppo della Sport Insieme. E quindi pagano un po' la loro gioventù, in un certo senso, e quindi la mancanza di esperienza. Io sarei molto attenta all'atleta che sta entrando in questo momento. Lucrezia Rexepi, ginnastica a Valencia. Già la conosciamo perché, insomma, veste la maglia azzurra. Sì, ha vestito la maglia azzurra quest'anno sia con l'aerodance che con il trio. E anche lei al primo anno Junior B, e quindi per essere un atleta al primo anno Junior B decisamente promettente. Direi una delle migliori ginnaste che abbiamo nella Nazionale Juniores, ne abbiamo di brave. Eh sì. E quindi mi fa piacere ricordarlo. Si sta cimentando anche in elementi di difficoltà particolarmente impegnativi, visto che prima tu dicevi poi che difficoltà hanno nel passaggio a senior. Beh, lei è al primo anno Junior B e già esegue decisamente bene tanti elementi che sono elementi importanti anche nella categoria senior. Tra l'altro è un'atleta molto espressiva. Sì. Decisamente una bella ginnasta. Guarda, lo stavo per dire. Molto molto bella anche proprio fisicamente. Sì, anche esteticamente, sì, sì. Se così si può dire. Però non ci possiamo lamentare, abbiamo delle È atlete vero. Molto belle nella nostra squadra nazionale, anche in generale nel panorama italiano. Le ginnaste e i ginnasti della ginnastica aerobica sono dei bei ragazzi. Lo possiamo dire, ragazze, assolutamente. Diciamolo. Notevole. Brava. Brava e buona prestazione decisamente. 25.500 per Lucrezia Rexepi nell'individuale femminile. Sì, non mi vorrei sbagliare, è il punteggio più alto che le individualiste Junior B hanno preso fino adesso in questa gara.
il trio senior, in questo caso dell'Aerobica Evolution, quello formato da Conti Conti Cavalleri. E spendiamo qualche parola molto interessante per Cavalleri Sofia, visto che Paolo l'abbiamo visto prima nell'individuale. Anche lei è componente della squadra nazionale ed è la quinta di quel famoso gruppo di cui prima ho citato pettinari, ciurlanti, Laurino e Cotini. Ci mancava lei, che ha vinto la medaglia d'argento in quella occasione al campionato europeo di Baku nella specialità gruppo. Un Conti è Paolo e lo abbiamo già visto. L'altro Conti, è un cugino, Luigi. È un cugino di Paolo. C'è una grande famiglia fatta dai loro genitori, tutta la saga dei Conti che hanno prodotto tantissimo per la ginnastica aerobica, sia per la società Aerobic Evolution, direi, che anche per la squadra nazionale, visto i risultati che Paolo è riuscito a portarci. Questo è un trio senior che ovviamente può contare su un valore di difficoltà alto, vista la presenza di due atleti della squadra certo. nazionale, può contare su un valore alto del sollevamento. E, è una coreografia molto intensa e molto complessa, quindi che ha un valore artistico molto alto, quindi mi aspetto un buonissimo punteggio. E non ti sbagliavi, 22-238 per il trio dell'Aerobica Evolution. Tra l'altro, ricordando il format di questa gara, dove gli atleti portano in dote, diciamo, il bonus della gara precedente, loro avevano preso un punteggio simile anche nella Coppa Campioni, vincendola tra l'altro nella specialità trio, e quindi portano in dote un bel punteggio. Un altro trio, quello della ginnastica Gorà, quello composto da Emanuele Caponera, Matteo Falera e Martina Foresi. Allora, che cosa possiamo dire di questo trio, intanto conoscendo già Emanuele Caponera, che Matteo Falera insieme a Martina Foresi hanno fatto parte della squadra nazionale juniores entrambi, e soprattutto Matteo adesso è sotto osservazione anche per la nazionale senior, e se lo dice la direttrice tecnica. Quindi sono tutti e tre ginnasti molto interessanti, che quindi insieme possono produrre una buona performance. Ecco il sollevamento, che ovviamente rispetto a una coppia è possibile riuscire a realizzarlo in maniera più elaborata. Questa invece è una collaborazione comunque, quindi si alternano sollevamenti a collaborazioni, come vedi, a elementi di difficoltà. Buona prova. Un'altra cosa che possiamo dire è che questo fatto che si possono utilizzare ginnasti maschi, femmine, misti, ecco, come vedi 21-9-88 è un punteggio inferiore al trio precedente, sì, ma sempre un punteggio di tutto rispetto. Un altro trio, di tutto rispetto, quello dell'aerobica fusion. Assolutamente Michela, sì. Castoldi, Chiara Banfi e Camilla Lenzini. In questo caso si è scelto di utilizzare tre donne, e sia nel caso di tre donne che nel caso di due uomini e una donna, o di due donne e un uomo, il punteggio delle difficoltà sommato viene diviso per 1,8, a differenza del punteggio di eventuali tre uomini che sarebbe diviso per 2, questo per avvantaggiare quelle categorie composte in cui sono presenti le donne. Perché è indubbio che da un punto di vista di alcune capacità fisiche gli uomini hanno maggiore capacità, sì, quindi dovendo confrontare per esempio dei trio o dei gruppi tutto a componente maschile sarebbero avvantaggiati. Allora, per cercare di
venire incontro alla componente femminile, è stato scelto di dividere le difficoltà per 1-8 anziché per 2, e questo in un certo senso riavvicina un po' gli esercizi che sono a componente totalmente maschile a quelli che invece hanno la presenza femminile anche solo di una unità. Anche questo è un esercizio con una buona energia. Questo era un elicottero, quello che ti dicevo, un elemento di difficoltà che è tipicamente della ginnastica aerobica. Questa invece è una piroetta con gamba all'orizzontale che, come hai visto anche in altre competizioni di artistica e di ritmica, è comunque presente. Quindi ci sono, come possiamo vedere, elementi di difficoltà che ritroviamo anche nelle altre discipline della famiglia della ginnastica, e poi invece ci sono elementi di difficoltà che sono tipici di questa disciplina. Notavo una cosa negli ultimi due esercizi, ad esempio loro mi è sembrato di vedere insomma tutte collaborazioni, mentre nel precedente capitava che i due facessero una collaborazione tra di loro, mentre il terzo del trio lavorasse a parte in alcuni momenti dell'esercizio. Certo, sono delle scelte coreografiche. 20-411 il trio che abbiamo appena visto, mentre Capozza di Iorio Salerno, un altro trio, adesso ci stiamo divertendo con i trio, questo del Club Ginnastico Benevento invece. Quindi quello che dicevi è corretto, sono delle scelte coreografiche, ti dicevo, quello di utilizzare o tutti e cinque componenti o tutti e tre componenti o una parte differenziando il lavoro coreografico per esprimere comunque caratteristiche diverse. È evidente che certe scelte vengono fatte proprio sugli atleti che hai a disposizione per poter costruire l'esercizio. Ci sono situazioni che si prestano di più a fare delle collaborazioni con più ginnasti e situazioni che invece, anche dal punto di vista musicale, ti chiedono di fare le cose diverse. Quindi nell'interpretazione musicale e anche nell'utilizzo della musica e nell'utilizzo soprattutto dei ginnasti che hai a disposizione, si può decidere di fare delle scelte collaborative diversificate. Ti faccio tantissime domande, ma perché poi è anche bello spiegare a chi magari non conosce bene la parte tecnica di punteggi delle nostre discipline, insomma cercare di capire meglio cosa si va a vedere. In riferimento a quello che dicevamo proprio in questo momento, ad esempio si sommano i punteggi della collaborazione dei due con quello che magari invece segue? No. E quelli sono aspetti coreografici che rientrano tutti nel giudizio artistico, perché per avere un punteggio completo, per esempio di un esercizio senior, si somma il punteggio artistico, il punteggio dell'esecuzione, il punteggio delle difficoltà e, nel caso delle categorie composte, anche il punteggio del sollevamento. Cosa che invece negli esercizi Junior A e Junior B si somma soltanto il punteggio artistico, il punteggio dell'esecuzione e il punteggio delle difficoltà, senza il valore del sollevamento. Ed era per questo che ti dicevo che i senior hanno questo un certo vantaggio, almeno nelle categorie composte, non negli esercizi individuali, naturalmente. 15.600 è il punteggio del trio del Club Ginnastico Benevento, mentre i prossimi che vedremo in pedana questa volta sarà un gruppo, quello del California Center Club, Mancino, Chiocchia, Lozza, Sante, De Crescenzo e Scotti, la formazione messa in pedana. Io osserverei con attenzione questo esercizio, perché solitamente nelle gare precedenti è un esercizio che aveva interessanti spunti coreografici, e soprattutto queste sono ragazze che abitualmente seguono con una sincronia fuori dal comune. Vedi come è ben utilizzato lo spazio, sì. Vedi come cambiano le formazioni e come sono abbastanza precise, a volte quasi impeccabili nella formazione e anche nella sincronia temporale. Sì, una sincronia veramente notevole. E devo dire che essere così sincroni nella disciplina della ginnastica aerobica è complicato rispetto anche alle altre discipline, proprio per l'intensità e la velocità esecutiva. Sì. Essere sincroni a queste velocità è veramente difficile. Loro ci stanno riuscendo benissimo. Molto brave.
anche la scelta musicale corale perfettamente adeguata a una specialità di gruppo. Sì, tra l'altro un gruppo junior A. Esatto. Direi piccole ma efficaci. Sì, sì. Ecco l'abbraccio con la loro compagna di squadra che si è esibita prima. Aspettiamo il punteggio del gruppo della California, del California Center Club. Il prossimo invece, poi che vedremo impegnato, eccolo qui, 19.350. Beh, calcola che 19.350 per la specialità di gruppo Junior A è un punteggio veramente alto, nella considerazione che non c'è un punteggio del sollevamento. Certo. Nella considerazione che gli elementi di difficoltà sono di valore basso per la categoria di età, esatto, quindi molto brave. Questo gruppo invece è dell'artistica Porto Santo Elpidio ed è quello formato da Alighieri, Belletti, Cutini, Damen e Mazza. E dunque... Dico dunque perché Alighieri non credo che sia presente, visto che ha fatto l'esercizio individuale e l'esercizio di trio. E un'altra regola che c'è nella gara, nel format di Serie A, che un atleta non può fare più di due esercizi. Quindi nell'ordine di gara c'è un errore, mentre credo che nelle classifiche questo non ci sia. E difatti non c'è Alighieri dentro, ma Ciccarelli. Ciccarelli Elena, che è un atleta della Joy Gym in prestito, perché nella specialità gruppo si può avere il prestito di un'altra società. Atleta molto interessante anche Ciccarelli, tra parentesi, visto che ha vinto la gara di Coppa Campioni nella specialità individuale Junior A. E quindi in forza adesso nella squadra di Porto Sant'Elpidio per questa gara di Serie A. Quindi ti dicevo, un'altra caratteristica di questa gara è che un atleta non può fare più di due esercizi sui tre che vengono presentati. Infatti, come vedi, non c'è Alighieri, che l'abbiamo vista prima, invece nell'individuale e nel trio. 19.050 il punteggio per il gruppo dell'artistica Porto Santo Elpidio. E adesso invece la coppia mista della categoria Junior A, quella composta da Crotti e Salvato, per quanto riguarda la società polisportiva ghisalbese. Una società che storicamente ha sempre partecipato al campionato di Serie A. Luisa, spieghiamo anche come funziona promozioni e retrocessioni tra Serie A e Serie B. Sì, allora il campionato di Serie A è fatto da 10 squadre, sono 10 le squadre partecipanti, quindi per un totale di 30 esercizi che stiamo vedendo, e la società che arriverà prima oggi in questa competizione sarà la società campione d'Italia di quest'anno, e le ultime due società, quindi chi arriverà nono o decimo, saranno le società che retrocederanno in Serie B. Nello stesso tempo, hai citato prima le società che hanno partecipato al campionato di Serie B, e le prime due in teoria passano al campionato di Serie A, ma ho detto in teoria perché al campionato di Serie B possono partecipare anche con la seconda squadra società che hanno già una squadra in Serie A, e naturalmente però non passano al campionato di Serie A perché hanno già la presenza di un'altra squadra. Esattamente, ed è così che è andato quest'anno, dove la società ginnastica Gorà ha partecipato tanto al campionato di Serie A quanto a quello di Serie B. Con la Serie B hanno guadagnato il primo posto, ma passeranno però al campionato di Serie A la seconda e la terza. Poi ci darai anche il dettaglio del campionato di Serie B che è appena terminato, così ci darai le altre notizie interessanti. Lubrano-Lucci, la coppia mista che vediamo invece in forza per la Chige del Junior A come categoria di appartenenza. Lubrano l'abbiamo visto anche prima impegnato nell'individuale, sì, maschile. Questi due giovani
che sono ancora junior A, 2 anni fa, al loro primo anno, hanno partecipato all'Open ad Ancona, all'Open europeo che è stato svolto contestualmente al campionato europeo junior e senior. E lo stesso Lubrano nell'individuale a quella competizione guadagnò una medaglia di bronzo e anche in coppia hanno fatto un'ottima figura. E quindi sono ginnasti che dopo 2 anni hanno maturato comunque una certa esperienza e quindi sono anche loro da tenere sotto osservazione con attenzione, perché sono in passaggio Junior B e quindi assolutamente interessanti. Grande interpretazione, sì, per questa coppia. Tondo il punteggio della coppia Lubrano-Lucci per la società Chige. Lisa Brenna nell'individuale femminile, lei ne fa parte della categoria dei Junior B in rappresentanza della società Sport Insieme. Sì, anche lei componente della squadra nazionale juniores, di quel trio che ti citavo formato da Martina Bullo, Lucrezia Rexepi e appunto Lisa Brenna, e anche lei componente della squadra di Aerodance, della squadra nazionale. È una ginnasta con delle grandi doti tecniche, quindi riesce a interpretare il codice dei punteggi tecnico molto bene, perché ha queste doti fisiche che le consentono di eseguire bene gli elementi di difficoltà. Questo, come ti dicevo, è uno degli elementi obbligatori, la squadra con 2 giri di rotazione. A questo punto te li faccio notare quando via via vengono eseguiti, perché lei appunto è ancora una Junior B, anche se nel 2020 sarà il suo ultimo anno Junior B. Questo invece è un elemento opzionale della famiglia del gruppo D, che, di cui fanno parte gli equilibri e la flessibilità, ed è stato eseguito molto bene, tra l'altro. Questo è un elemento obbligatorio sempre della famiglia D, il nostro Illusion in free vertical, che somiglia moltissimo alla vela della ginnastica, sì, ritmica. Come vedi e come ti ricordo, 20-250 il punteggio di Lisa Brenna. Direi un buon punteggio, meno della Rexepi Lucrezia di poco, sì, ma sempre un buon punteggio. Il gruppo adesso è invece della ginnastica Valencia, avremo 4 esibizioni di senior per chiudere il campionato italiano di Serie A. Il gruppo della ginnastica Valencia, quello composto da Barbagallo, Beraldi, Vitarelli, Beltrame, Verderio. Ecco, vedi, qui la scelta è quella di utilizzare 5 donne. Questo è sempre il sollevamento che ti dicevo, che determina un valore di per sé. Naturalmente, scegliendo di far eseguire tutte donne oppure componenti miste, anche la scelta musicale cambia. Si adatta assolutamente, ci sono delle musiche e delle storie che vengono raccontate con la musica che si interpretano meglio con 5 donne, e alcune invece in cui la presenza maschile è importante. E quindi ovviamente coreografia e musica si adattano anche a che tipo di genere abbiamo, certo, nella composizione della squadra. È certo che la squadra composta da tutte donne ti ricorda ancora di più la squadra della, sì, ritmica. Viceversa, quando c'è una presenza maschile, c'ha una connotazione, se vogliamo, specifica di una disciplina come la nostra, che è una disciplina mista. Ed è l'unica in tutta la grande famiglia della Federginnastica. Buona prestazione di questo gruppo,
mi aspetto un buon punteggio. Tutti al kiss and cry ad aspettare il punteggio. Sì. ...21-266 per il gruppo della ginnastica, sì, Valencia. Decisamente un buon punteggio. Un altro gruppo adesso, quello invece dell'Aerobica Evolution, quello formato da Paolo e Luigi Conte, Cavalleri, Previtali e Oberti. Allora, nell'ordine di gara ci deve essere ancora la composizione degli esercizi che hanno fatto nella Coppa Campioni, perché anche qui mi dici Conti Paolo che ovviamente non c'è, sai perché? Per la stessa ragione, perché ha già fatto l'individuale e il trio. E come ti dicevo prima, nella gara di Serie A invece, al contrario di quello che accade nella Coppa Campioni, non si può utilizzare un ginnasta per più di due volte. E quindi tutti quelli che hanno fatto più specialità nella Coppa Campioni hanno dovuto risistemare la composizione della squadra con atleti diversi. E infatti nel gruppo è entrata Sofia Cavalleri, già di nostra conoscenza. E quindi comunque hanno mantenuto la stessa coreografia, stesse magari piccole variazioni di collaborazione, ma essenzialmente l'esercizio è lo stesso, anziché con due maschi e tre femmine, con quattro femmine e un maschio. Quindi in realtà diciamo che la coreografia del gruppo un po' la imparano tutti in società. Beh, questo accade sempre perché soprattutto per il campionato di Serie A il fatto che ci sia la regola che un ginnasta non può fare più di due esercizi necessariamente mette una società nella condizione di dover insegnare gli esercizi a più di un atleta, quindi ad avere delle riserve da utilizzare poi nel campionato di Serie A stesso. Volevo tornare sul concetto della disciplina mista, perché come dicevi è l'unica disciplina che di fatto mette insieme uomini e donne, ma non solo nelle performance, nell'allenamento. E questa è una cosa fondamentale, perché dal punto di vista strettamente pedagogico, Il fatto di allenarsi insieme uomini e donne ha una valenza incredibile, positiva. E te lo posso dire senza proprio ombra di essere smentita, proprio per gli anni di esperienza, non solo in società ma anche vicino alle squadre nazionali, adesso veramente a stretto contatto, e ti posso assicurare che questa promiscuità che sembra senso positivo, in senso invece questa volta ha una valenza incredibile. Eccolo Paolo che abbraccia tutte. 2933 ottiene questo punteggio il gruppo dell'Aerobica Evolution. E certo, sono naturalmente contentissimi di aver fatto. Questa è Barbara Botti, l'allenatrice, un'allenatrice preparatissima che collabora a stretto contatto con la squadra nazionale e che quindi contenti di aver fatto un ottimo punteggio, che per i risultati che si preannunciano li portano abbastanza in vetta alla classifica. Aspettiamo naturalmente le altre performance. Questo è il penultimo gruppo che vediamo, senior della ginnastica Agora, quello composto da Sara Natella, Alice Eufemi, Arianna Ferrazza, Matteo Faleri e Martina Foresi. Anche in questo gruppo, rispetto alla performance eseguita alla Coppa Campioni, dove c'era dentro Emanuele Caponera, già che ha fatto già due esercizi, è stato sostituito. Devo dire che è stato sostituito degnamente, perché è dentro al posto di Emanuele Caponera Sara Natella. Sara Natella che ha fatto parte per anni della squadra nazionale junior e senior, è stata ferma due anni, esattamente due anni fa nella gara di Serie A ha fatto la sua ultima performance e per problemi di salute ha dovuto interrompere l'attività sia nazionale che di società per due anni, e dopo due anni esatti è tornata in pedala. E devo dire che sia lei che i suoi compagni stanno eseguendo una buona prova. Gli applausi del pubblico di Pomigliano d'Arco per il gruppo della ginnastica Agora, 21-466 il punteggio nella penultima
esibizione, perché a chiudere questo campionato italiano di Serie A c'è lui, c'è Davide Donati, l'individuale maschile senior chiaramente per l'aerobica fusion. Ecco, queste tre ultime performance sono le ultime tre delle tre società che, sulla base anche del bonus ottenuto alla gara precedente, sono quelle che si stanno contendendo i primi tre posti e il tricolore, e quindi vediamo che cosa riesce a eseguire Davide in questo esercizio. Beh, Davide, oltre a essere il capitano della squadra nazionale senior, quindi che cosa altro dire di Davide Donati? È un interprete incredibile anche quando fa l'esercizio individuale. Lui è diverso tempo che a livello internazionale non sta facendo la specialità dell'individuale maschile, ma non perché non possa farla, certo, ma perché si dedica maggiormente a queste altre due specialità, che sono la coppia, dove naturalmente è il migliore al mondo, sì, e al gruppo, dove è un pilastro fondamentale, direi, veramente, ma anche dal punto di vista dell'esercizio individuale non ha niente da invidiare ad altri atleti italiani e al mondo, e in questa performance lo sta dimostrando ampiamente, perché sta eseguendo benissimo, con un'altissima qualità esecutiva e anche con una grandissima interpretazione. Bravo Davide. .22200 il punteggio nell'individuale maschile per Davide Donati, lui a chiudere questa gara, questo campionato italiano di Serie A. Volevo andare un po' a dare un'occhiata, prima di vedere i punteggi complessivi, anche i bonus che le società si sono portate dietro dalla Coppa Campioni, perché il tesoretto più importante è quello dell'aerobica evolution, e vedremo adesso se nel computo totale, insomma, avrà fatto la differenza per il tricolore. 32 72 45, per la ginnastica agorà 31 57 70, 31 tondo tondo invece il tesoretto che si portava dietro l'aerobic fusion. Andando a fare un po' di calcoli, perché noi siamo state qui con carta e penna per cercare di capire l'andamento della gara, diciamo che questo importante bonus dell'aerobic evolution dovrebbe aver fatto la differenza nel computo totale della gara di oggi. Nello specifico, il punteggio totale maggiore è quello proprio dell'aerobic fusion, 65-111. Seconda posizione, ripeto, sempre nella gara attuale, quella dell'aerobica evolution, 64-921. 64-904 è invece il totale sui tre esercizi della ginnastica agorà. Quindi io e Luisa non è che siamo proprio esperti di matematica, ma facendo due conti possiamo ufficialmente dire che il tricolore del campionato nazionale di Serie A per quanto riguarda l'aerobica va proprio all'aerobica evolution, con un totale tra il bonus della Coppa Campioni e la competizione di oggi a Pomigliano d'Arco di 97 64 55. Secondo gradino del podio per la ginnastica agorà, bonus e totale della gara di oggi 96 48 10. Terzo gradino del podio, terza posizione proprio per l'aerobic fusion, con il totale di 96-111. E io citerei anche le società immediatamente dopo. Un ottimo quarto posto del ginnastica Valencia con 92-7650. Quinta classificata l'artistica Porto Sant'Elpidio con 86-55. Sesta classificata California Center Club con 85-22-50. Settima classificata la società Chige con 84-97-50. Ottava classificata la polisportiva comunale Ghisalbese con 84-92-50. E le ultime due posizioni, quindi le due società che retrocedono in Serie B, sono lo Sport Insieme con la sua nona piazza e il totale di 83-60. Il decima posizione, quindi retrocessione anche in questo caso in Serie B, per il Club Ginnastico Benevento con il totale di 75-0050. Mentre siamo per assistere anche alle premiazioni
informazioni di questo campionato di Serie A che si è svolto, lo ricordiamo, al Polo Tecnico Federale di Ginnastica Aerobica di Pomigliano d'Arco, grazie all'organizzazione davvero ben curata della società Fitness Tribe e la direzione di gara affidata a Graziano e Serena Piccolo. Andrei a vedere con te, Luisa, anche i risultati del campionato di Serie B, che per la prima parte di gara si è svolto in contemporanea con la massima serie, ma poi trattandosi di insomma meno società impegnate nella competizione, poi abbiamo chiuso con l'intera Serie A. Sono quattro i club che hanno preso parte al campionato nazionale di Serie B. E come dicevi tu, qui adesso rispieghiamo insomma quel meccanismo, perché primo posto nel campionato di Serie B va alla Ginnastica Agorà con il punteggio totale, anche qui somma tra il bonus e la gara della giornata di oggi, di 86-72-50. Seconda posizione per la Fitness Tribe, totale di 81-35. Terzo posto per la Guinness, 80-tondo-tondo il punteggio finale. Quarta posizione per Mickey's Gym con il totale di 74-72-50. Sì, come accennavo prima, avendo la Ginnastica Agorà già una società in Serie A e non può con la squadra di Serie B accedere con un'ulteriore squadra, e quindi le società Fitness Tribe e Gilness, che sono arrivate rispettivamente seconda e terza, di fatto approdano al campionato di Serie A del 2020. E le vedremo impegnate chiaramente il prossimo anno. Ed ecco qui, iniziano le premiazioni di questo campionato italiano di Serie A di ginnastica aerobica. Le vediamo tutti i ragazzi, tutti i nostri ginnasti dell'Aerobic Fusion sul terzo gradino del podio, mentre sul secondo salgono adesso quelli della ginnastica Agorà e pronti con grande entusiasmo per festeggiare lo scudetto, per festeggiare il tricolore, i ginnasti invece dell'Aerobic Evolution, che hanno chiuso e hanno vinto questo campionato con il totale, lo ripetiamo, di 97-64-55. Ricordiamo che è la seconda volta che l'Aerobic Evolution vince il campionato italiano, la prima è stata l'anno scorso, quindi per due anni consecutivi. Bis. Noi ringraziamo chiaramente come sempre tutte le società che hanno preso parte, che hanno partecipato non soltanto al campionato nazionale di Serie A ma anche a quello di Serie B e quelle squadre allievi. Ringraziamo, lo abbiamo già fatto, l'organizzazione della Fitness Tribe, Graziano e Serena Piccolo, ai quali è stata affidata la direzione di gara chiaramente, e la giuria, il comitato organizzatore, insomma, in un campionato di Serie A, B e allievi che cade nell'anno del 150esimo anniversario della Federazione Ginnastica d'Italia, e devo dire lo abbiamo festeggiato veramente veramente al meglio. Il vicepresidente della FIG Rosario Pitton a premiare insieme ad Aldo Castaldo, presidente del comitato regionale Campania, i vincitori di questa Serie A, e il vicepresidente Rosario Pitton anche a portare il saluto del numero uno della Federginnastica, il presidente Gherardo Tecchi. E con queste belle immagini noi vi salutiamo. Da Pomigliano d'Arco è tutto, io ringrazio il commento tecnico della direttrice tecnica nazionale dell'aerobica Luisa Righetti, alla prossima, e un saluto da parte di Giorgio Baldinacci.